Noi in questo momento siamo impegnati innanzitutto per offrire non solo ai nostri amici abruzzesi, ma all'intero paese, la testimonianza di una presenza, quella liberal, nel mondo del Partito Democratico, che oggi festeggia 10 anni e che vuole essere un segnale di fiducia, di speranza, in un momento in cui prevalgono le paure e i rancori. I liberal PD vogliono dire il paese ha grandi risorse a ogni livello, per esempio questa meravigliosa regione, e deve riuscire a portarle fuori. Messaggio quindi di coraggio e di fiducia nel futuro. Per quanto riguarda le candidature locali, ovviamente sceglieranno gli organi di partito. Io auspico che ci sia attorno a un candidato indicato dal Partito Democratico una larga convergenza anche di società civile, di persone che vengono anche da mondi lontani dalla politica, perché oggi abbiamo bisogno, in una regione come questa e in tutto il Sud Italia in particolare, di riprendere il cammino dell'avanzamento sociale e della fiducia in noi stessi. Siamo un grande paese che oggi è in una condizione oggettiva di grandi difficoltà. Pescara è da sempre una città ponte tra l'Italia e l'Est Europa. La scelta di venire qui a Pescara è un po' anche un simbolo. Esattamente, accolto esattamente, abbiamo messo un ponte nel raffigurare l'immagine di questo seminario, perché vedete ci sono oggi una differenza di fondo. Una volta c'era la differenza tra i conservatori e i progressisti, tra la destra e la sinistra. Noi pensiamo che oggi la differenza vera è tra coloro i quali hanno paura del futuro, hanno rancore verso il loro passato, e coloro i quali hanno coraggio, il coraggio di affrontare i temi delicati di una società aperta che è cambiata radicalmente. Pensate che cos'è l'età media della popolazione oggi, pensate a cosa sono le nuove professioni, pensate che cos'è il mondo di internet, come ha cambiato la configurazione sociale. Non c'è più solo la classe operaia, qui c'è un enorme ceto a cui bisogna dare una risposta. Questo ponte, questa immagine di Pescara è un'immagine simbolica per tutto il paese. Una domanda anche sulle primarie, lei ha fatto un appello al suo partito, insomma queste primarie devono essere un'occasione e non l'ennesima spaccatura interna. Sì, i Liberal PD rivolgono a tutti i candidati alla segreteria del Partito Democratico queste 3 richieste. La prima: chiediamo che il confronto sia serrato ma sereno. Dobbiamo dare già oggi la percezione nitida di persone che si confrontano sui contenuti, sul programma e non sulle polemiche. Non abbiamo bisogno di polemiche interne. La seconda richiesta è che il 3 marzo sera, chiunque sia colui il quale arriva primo, questi sarà il segretario del Partito Democratico e gli altri lavoreranno con lui. Una grande immagine di compattezza e di unità. E la terza: dall'indomani mattina lavorare per una grande alleanza, non solo Partito Democratico, ma società civile, tutti i movimenti della società liberal, attorno a un unico candidato premier, che secondo noi è Paolo Gentiloni, attorno a cui costruire una grande alleanza per essere pronti e alternativi rispetto alla maggioranza populista e sovranista che oggi governa il Paese. Una domanda un po' di fantapolitica: se Salvini mollerà quella che alcuni definiscono zavorra Di Maio, e se rimarranno i 5 Stelle sulla piazza in cerca di alleanze, e se è ipotizzabile, è già stato smentito più volte, lo vorrei sentire anche da lei, una possibile fratellanza fra PD e Movimento 5 Stelle. Guardi, la difficoltà che ha il Paese in questo momento, segnata evidentemente dalla caduta di credibilità a livello internazionale, segnata dal fatto che per la prima volta la produzione di ricchezza ha un valore negativo dopo tantissimi anni, impone che ci siano scelte di governo chiare. Questa attuale maggioranza che governa il Paese e che è nata non su un'alleanza programmatica, ma è nata così, tra persone che sino a un minuto prima dicevano non governerò mai con te, questa alleanza è inadeguata. Non possiamo costruire anche noi alleanze inadeguate. Se questa maggioranza dovesse fallire, la parola deve tornare agli elettori e occorre che ci sia una alleanza, prima ancora che politica, sociale, che riporti il Paese avanti. Il PD lavorerà per questo e i Liberal PD, che sono attenti ai contenuti, ancora con più determinazione e con più coraggio.